Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
ascolta, o Padre, la preghiera del tuo popolo, che ricorda con gioia il giorno della dedicazione di questo Tempio, perché la comunità che si raduna in questa santa dimora possa offrirti un servizio degno e irreprensibile e ottenga pienamente i frutti della redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Re. Poi Salomone si pose davanti all'altare del Signore, in presenza di tutta l'assemblea di Israele. Stese le mani verso il cielo e disse: «O Signore, Dio di Israele, non c'è nessun Dio che sia simile a te, né lassù in cielo, né quaggiù in terra. Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi, che camminano in tua presenza con tutto il tuo cuore. Ma è proprio vero che Dio abiterà sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere, quantomeno questa casa che io ho costruita. Tuttavia, o Signore, Dio mio, abbi riguardo alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica. Ascolta il grido e la preghiera che oggi il tuo servo ti rivolge. Siano i tuoi occhi aperti notte e giorno su questa casa, sul luogo di cui dicesti: qui sarà il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo farà rivolto a questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno rivolti a questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua dimora nei cieli. Ascolta e perdona. Parola di Dio. Invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino. Tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Ecco, dono del Signore sono i figli. È sua grazia il frutto del grembo. Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza. Beato l'uomo che ne appreda la faretra. Non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici. Dalla prima lettera di Pietro Apostolo. Carissimi, stringendovi a Cristo, pietra vivente, rifiutata dagli uomini,
ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti, si legge nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito. Quelli che l'adorano, bisogna che l'adorano in spirito e verità. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo.
Si presenti colui che deve essere ordinato diacono, Valerio Latini. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato diacono. Sei certo che ne sia degno? Sei certo che ne sia degno? La risposta a questa domanda è da mettere insieme con la domanda del re Salomone nella prima lettura. Ma è proprio vero che Dio abiterà sulla terra? I cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere, quantomeno questa casa. È proprio vero che Dio abiterà sulla terra? Due domande senza risposta, che dobbiamo tenere lì, domande aperte. E insieme a queste due domande, in mezzo a queste due domande, la frase del Vangelo, di questa solennità, della dedicazione di questa chiesa cattedrale. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Il Padre cerca tali adoratori. Il Padre cerca, è uno che cerca. È Lui che ci rende degni, è Lui che sceglie di venire ad abitare in questa casa. Cerca tutti noi, sentiamoci cercati e amati. Valerio si è sentito cercato, amato, desiderato per essere messo a servizio del popolo di Dio. E la ricerca di Dio gli ha messo, e sentirsi cercato da Dio lo ha messo in moto. Valerio Latini, cercato dal padre, lui, Valerio, originario di Roma, si è trasferito da ragazzo a Fabbrica di Roma e ha capito che la sua strada poteva essere l'insegnamento della religione. Così, iscritto al nostro Istituto di Scienze Religiose Alberto Trocchi, per circa 5-6 anni ha fatto il professore di religione. Poi il Signore gli ha fatto capire che doveva scendere dalla cattedra, così tanto amata da Lui, e lo ha chiamato a fare il discepolo, il servo dei ragazzi che incontrava, perché più grande non è chi è servito, ma colui che serve. E il nostro Dio è un amante dei capovolgimenti. A Paolo lo ha disarcionato da cavallo, di carevaggesca memoria. A Matteo lo ha fatto alzare dal tavolo da esattore delle tasse. A Pietro lo ha convinto a gettare le reti a destra. A Maria l'ha invitata ad accettare la proposta più indecente, diventare la madre di Dio. E a te, Valerio, ti ha fatto scendere dalla cattedra, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti discepoli. Così è iniziato il percorso di discernimento vocazionale di Valerio, prima al centro vocazionale qui a Civita Castellana e soprattutto la formazione e la preparazione al sacerdozio presso il Pontificio Seminario Campano Interregionale di Napoli, oggi qui rappresentato dal rettore Padre Ronni. In questi anni campani Valerio ha sperimentato che se il Signore non costruisce la casa, come abbiamo cantato nel Salmo, invano vi faticano i costruttori. E soprattutto ha capito che solo stringendosi a Cristo, pietra viva, si può crescere e diventare adulti nella fede. Dopo gli anni di seminario, dall'agosto 2023, sta svolgendo un tempo di pastorale presso la parrocchia della Cattedrale di Orte, la parrocchia di Santa Maria Assunta. Insegna religione all'Istituto Omnicomprensivo di Orte e pian piano si è inserito nelle nostre attività pastorali della parrocchia, la catechesi ai ragazzi, ai giovani, agli adulti, la carità e la liturgia. Ad Orte si è distinto per il servizio totale in parrocchia, in canonica e nella manutenzione ordinaria dei locali della parrocchia. È cresciuto anche nelle relazioni interpersonali e nella stima vicendevole di tanti laici che l'hanno avvicinato. La comunità parrocchiale di Orte oggi lo accompagna qui perché lo sente come suo figlio. Il professore
è diventato discepolo ed ora anche figlio, per continuare ad essere adoratore di Dio in spirito e verità. È il cammino della piccolezza, professore, discepolo, figlio, che Gesù propone a chi lo segue. Con queste informazioni raccolte, secondo il giudizio presso il popolo cristiano, posso attestare che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del diaconato. Rendiamo grazie a Dio. Dedicazione della cattedrale di Civita. Non mi sono messo d'accordo con Don Augusto, ma vorrei partire da questa domanda. Ma è proprio vero che Dio abiterà sulla terra? Questa domanda che Salomone fa lì nel primo libro dei Re. Come può l'Eterno farsi dimora qui? Come l'Eterno, l'incommensurabile, può farsi misura, storia, tempo del nostro mondo? La dedicazione della cattedrale ci ricorda di un Dio che non è rimasto nell'alto dei cieli. Si è fatto carico della nostra umanità, ha guardato con benevolenza le nostre ferite, la nostra carne, si è abbassato e ha preso dimora tra di noi. Cristo è Dio che è sceso, ha assunto la nostra condizione umana, si è abbassato, si è incarnato ed ha reso la nostra carne, la nostra condizione degna del cielo. Per questo la chiesa edificio è segno della casa spirituale, come ci ha ricordato la seconda lettura. Cristo, pietra angolare, pietra vivente, scelta e preziosa, per essere anche noi suo popolo, pietre viventi, segno di Dio in mezzo agli uomini. La chiesa è proprio questa particolarità di coloro radunati che sono sacramento di un Dio che è presente, di un Dio in mezzo agli uomini. Per questo la Chiesa è il luogo dove la presenza di Dio si avvicina e diventa vita per tutti, sacramento, cioè presenza di Dio che si dona per tutti. Nel canto iniziale, e ora mi rivolgo a te, caro Valerio, nel canto iniziale abbiamo cantato «Servitelo con gioia, con esultanza, entrate nelle sue porte», cioè nella sua casa. Caro Valerio, oggi sei chiamato ad un particolare servizio della Chiesa. Parliamoci chiaro, ogni battezzato è servo di Cristo, ma tu diventi modello anche per gli altri. Nella preghiera di consacrazione chiederò a Dio Onnipotente che l'esempio della tua vita generosa, casta, sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori. Questo è il primo passo del tuo servizio. E ti chiedo tre cose. Prima di tutto, pensare a te come servo, come diacono. Pensare a te come servo significa vivere la santità. Uno degli inganni del maligno nel quale più facilmente cadiamo noi,
chiamati a una speciale consacrazione, ci metto anche i preti qui, è proprio quello di pensare alla nostra vita investita di un potere di ordine che esula dal servizio. Pensiamo spesso, caro Valerio, a noi stessi come a coloro che agendo in nome di Dio sono potenti e pertanto pretendiamo rispetto, riverenza e obbedienza cieca. L'essere investiti del potere di ordine ci fa credere su un gradino più alto degli altri. È normale. Ci si incontra spesso con questa coscienza che i preti e i diaconi hanno. È da questo pensiero su noi stessi che si comprende bene che uno non è santo, che non è fatto per un servizio, ma per un potere. E come sempre questo atteggiamento si affianca ad altri vizi come la saccenza, l'arroganza, la prepotenza. Io, investito dell'ordine, ho il potere su tutte queste cose. Caro Valerio, per non cadere in questa facile trappola, e ti dico che è molto normale, devi pensare a te sempre per tutta la tua vita come ad un servo. Nella tua preghiera devi chiedere a Dio di darti una coscienza continua del tuo essere diacono. Devi chiedere di essere un diacono santo e quando farai l'esame di coscienza la sera devi interrogarti se nella tua giornata ti sei pensato come servo, come a un diacono. Oltre che sentirsi servo, ti devi anche dire servo, anche questo è importante. E questo, secondo me, un atteggiamento formidabile. Infatti, il professare la propria diaconia, cioè il proprio servizio di fronte agli altri, ci aiuta al valore dell'umiltà, ci facilita il compito di acquisire anche di fronte agli altri una mentalità di servizio, perché così facendo diamo la possibilità al prossimo, a coloro che ci stanno vicino, anche la correzione fraterna, perché non siamo onnipotenti. Qualora il nostro comportamento non è conforme al servizio, il ripetere che siamo servi ci aiuta a esserlo molto di più. E non temere, caro Valerio, che dire a tutti che sei loro servo, non perdi la tua dignità, te lo assicuro, ma acquisterai la tua vera dignità e una vera autorevolezza. In Cristo, che è venuto per servire, non per essere servito, c'è tutta la grandezza dell'autorità che hai. Attesta dinanzi a tutti che sei servo di Cristo, nella tua carne. Dichiara sempre di essere servo della Chiesa, non aver paura di usare questa parola. Non è una diminuzione di dignità e come tale agisci. Un'altra frase che è stata detta nel canto, ti servirò con gioia, o a meglio, servitelo con gioia. E come assemblea liturgica tutti abbiamo chiesto al Signore che il nostro servizio sia fatto con gioia. Caro Valerio, il tuo ministero diaconale deve essere vissuto con gioia. Che pena che fanno i preti lamentosi, piagnistei, che si lamentano sempre, e la colpa è sempre degli altri, mai mettendosi in discussione. Non una gioia falsa, di facciata,
ma la gioia del cuore, la gioia di chi vive costantemente alla presenza del Signore. Nessuno potrà toglierti questa gioia con la tua unione con Gesù. Coltivando la tua unità con Gesù, il tuo servizio diaconale sarà mezzo attraverso il quale la presenza gioiosa di Cristo si avvicina a tutti. E l'ultima, aprite le sue porte, sempre nel canto. Ti servirò con gioia nella tua casa. Il servizio tuo, detto e fatto con gioia, ha uno spazio ben preciso, la casa del Signore. Però stai attento. La casa di Dio è il creato. La casa di Dio è la realtà che ti circonda oltre. Non fare, te lo dico con amicizia, non fare il chirichetto, non fare il chirichetto, come spesso i diaconi sono portati un po' a fare al servizio della tale, ma il servizio della Chiesa è fatto per il mondo, soprattutto lì dove c'è la fragilità, dove c'è la sofferenza, dove la vita degli ultimi, dove c'è la vita degli emarginati, dove c'è la vita che non sente il bisogno della presenza di Dio. È lì il tuo servizio, lo spazio della Chiesa. Ospedale da campo, come lo diceva Papa Francesco. Così ti accorgerai che il servizio non è un luogo protetto, ma un campo aperto, esposto forse a tante intemperie, ma è un servizio, perché è un servizio sempre a rischio, ma proprio per questo fatto con gioia e dedizione. E allora, caro Valerio, il servizio diaconale da vivere nella casa di Dio non lo puoi fare in pantofole, o in livrea, o a orario. C'è qualcuno che alle 7 chiude la canonica e non è più raggiungibile, come se fosse un servizio a ore. Ma è un servizio, come diceva Don Tonino Bello, fatto col grembiule e a mani nude, 24 ore su 24. È un servizio che chiede pieno coinvolgimento, non tempo limitato. Ti auguro proprio questo, caro Valerio. E sento il desiderio anche di ringraziare tutti coloro che hanno avuto cura di te, in particolare i tuoi genitori, che ti sono stati sempre vicini, la sorella. E avere un luogo di riferimento per gli consacrati è fondamentale, è sempre un porto, diciamo, sicuro su cui approdare. I tuoi parroci, c'è qui presenza di Fabbrica, oltre che il sindaco, anche il parroco Don Luigi, che ti hanno visto anche crescere, farti affezionare alla Chiesa, che ti hanno guidato. Il parroco Don Augusto, e con il sindaco qui di Orte e la comunità di Orte, che ti ha visto svolgere questo anno di servizio fruttuoso e che continuerai un altro anno, quindi te lo dico subito, non aver paura di cambiare. Quindi. E un grazie particolare a padre Ronni, che è stato il tuo rettore al seminario di Napoli, pontificio di Napoli. Lo ringrazio proprio pubblicamente per tutto, cioè per tutto quello che ha vissuto con i seminaristi qui di Civita. So che smette di fare il rettore, è diventato superiore provinciale d'Italia, Romania, Albania, Malta, quindi gli auguriamo proprio un buon servizio, non lo invidio.
E un grazie a tutta la comunità diocesana che ti è stata sempre vicino, al centro vocazionale come ai preti che in questi anni hai conosciuto. Sappi che noi siamo frutto di questa storia, niente nasce a caso. E quindi anche la tua vocazione è nata dentro l'humus, e la preghiera e la vita di tante persone che in questi anni, dalla nascita in poi, ti sono state vicino. Ecco, che il Signore ti accompagni sempre nel tuo cammino. Sia lodato Gesù Cristo. Figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del diaconato, devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vuoi essere consacrato al ministero della Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani con il dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità, in aiuto all'ordine sacerdotale, a servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede, per annunziarla con le parole e le opere, secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Sì, lo voglio. Vuoi custodire e alimentare nel tuo stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore secondo la tua condizione, insieme con il popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero? Sì, lo voglio. Vuoi confermare tutta la tua vita all'esempio di Cristo, con il cui corpo e sangue sarai a contatto nella celebrazione dell'Eucarestia? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Dio porti a compimento l'opera che ha iniziato in te. Vi amo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché conceda l'abbondanza dei suoi doni a questo suo figlio che ha voluto chiamare all'ordine del diaconato. Mettiamoci in ginocchio. Signore, Madre di Dio, San Michele, Santi Angeli di Dio, San Giovanni Battista,
San Giuseppe, santi patriarchi e profeti, santi Pietro e Paolo, San Giovanni, santi apostoli ed evangelisti, Santa Maria Maddalena, santi discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Lorenzo, San Sebastiano, santi Marciano e Giovanni, San Valerio, Sante Perpetua e Felicita, Sant'Agnese, santi martiri di Cristo, San Gregorio, Sant'Agostino, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martino, santi Cirillo e Metodio, San Benedetto, San Francesco, San Domenico, San Francesco Saverio, San Filippo Neri, San Giovanni Maria Vianney, Santa Caterina da Siena, Beata Cecilia Eusebi, santi e sante di Dio, nella tua misericordia. Oh.
Santa Chiesa. Proteggi il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Benedici questo tuo eletto. Benedici e santifica questo tuo eletto. Benedici, santifica e consacra questo tuo eletto. Manda nuovi operai nella tua messe. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Custodisci e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Ascolto, Padre, la nostra comune preghiera, accompagna con il tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale e santifica con la tua benedizione questo tuo figlio, Valerio, che noi confidiamo di poterti offrire per il sacro ministero nella Chiesa, per Cristo nostro Signore. Dio onnipotente, sorgente di ogni grazia, dispensatore di ogni ordine e ministero, assistici con il tuo aiuto. Tu vivi in eterno e tutto disponi e rinnovi con la tua provvidenza di Padre. Per mezzo del Verbo tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore, tua potenza e sapienza, compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore. Per opera dello Spirito Santo tu hai formato la Chiesa corpo di Cristo, varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra. Così hai disposto che mediante i tre gradi del ministero, da te istituito, cresca e si edifichi il nuovo Tempio, come in antico scegliesti i figli di Levi a servizio del tabernacolo santo. Agli inizi della tua Chiesa,
gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori del ministero. Con la preghiera e con l'imposizione delle mani affidarono loro il servizio della carità per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annunzio della parola. Ora, o Padre, ascolta la preghiera, guarda con bontà questo tuo Figlio che noi consacriamo come diacono perché serva al tuo altare nella Santa Chiesa. Ti supplichiamo, Signore, infondi e fondi in lui lo Spirito Santo, che lo fortifichi con i 7 doni della tua grazia, perché compia fedelmente l'opera del ministero. Sia pieno di ogni virtù, sincero nella carità, premuroso verso i poveri e i deboli, umile nel suo servizio, retto e puro di cuore, vigilante e fedele nello spirito. L'esempio della sua vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori del suo popolo santo. Sostenuto dalla coscienza del bene compiuto, forte e perseverante nella fede, sia immagine del tuo Figlio che non venne per essere servito, ma per servire. E giunga con lui alla gloria del tuo regno, egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. E la pace sia con te, nel tuo spirito.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le offerte che ti presentiamo e dona al tuo popolo in preghiera la grazia redentrice dei tuoi sacramenti e la gioia di vedere esauditi i voti e le speranze per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel tuo amore per l'umanità hai voluto abitare laddove ha raccolto il tuo popolo in preghiera, per fare di noi il tempio dello Spirito Santo, in cui risplenda la santità dei figli di Dio. Questa Chiesa, misticamente adombrata nel segno del Tempio, tu la santifichi sempre come sposa del Cristo, madre lieta di una moltitudine di figli, per collocarla accanto a te rivestita di gloria. E noi, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te l'inno di benedizione e di lode. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, i presbiteri e i diaconi. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Valerio, oggi ammesso all'ordine del diaconato. Rendilo vero imitatore di Cristo nel servizio del suo corpo, che è la Chiesa. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. La pace. Thank you.
l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ricordo il sangue di Cristo, ma costruisca per me. Preghiamo. O Dio, che hai fatto della tua Chiesa il segno visibile della Gerusalemme celeste, per la forza misteriosa dei tuoi sacramenti, trasformaci in tempio vivo della tua grazia, perché possiamo entrare nella dimora della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Siate testimoni con la vostra vita del Vangelo di salvezza e andate in pace.